Il frutto proibito, cari amici, il frutto proibito. Guardate quanto è bello il frutto proibito. Ella ora ha più di 30 anni, ma tanto tempo fa aveva solo 14 anni. Frequentava il liceo e Epstein la sedusse. La seduce, era minorenne allora, tanto tempo fa, questa bella girl. Aveva soli 14 anni. Perché questo signore, vedete, questo è il Corriere della Sera odierno, vedete, oggi è Ferragosto, e questo signore voleva i frutti proibiti. Poveraccio, si è suicidato o è stato suicidato in galera, capito? Io gli ho già dedicato un video. Il frutto proibito, cari, il frutto proibito. Aveva 14 anni quando fu, mi pare, sverginata. Perché il frutto proibito è vergine, capito? È vergine. Ma del frutto proibito si parla nella Bibbia. Primo libro del Vecchio Testamento. Libro Genesi, frutto proibito. Non si doveva mangiare il frutto proibito, capito? Non si doveva mangiare. E Adamo ed Eva hanno voluto mangiarlo. Per cui sono stati puniti molto gravemente per colpa di Adamo ed Eva. Adesso tutti noi dobbiamo guadagnarci il pane col sudore della fronte. Capito, cari amici? Ma su, ma stiamo alla larga dalle minorenni, stiamo alla larga dalle nifete. Le minorenni, le ninfete, ti procurano solo dei guai, ma meglio andare con le lady di 40, 50, 60, ma pure 70, che sono piene di esperienze. Ma cosa ne sanno, poverine, questo qua? Non sanno fare niente, poverine, non sanno fare niente. Oh, che c'è un mio antico figlio intitolato Alla larga dalle minorenni. Alla larga dalle minorenni, le minorenni mi fanno soltanto piangere. Le lady sì che sono brave, le lady che sono brave. Ok, cari amici, per chi mi conosce bene, per chi non mi conosce, io sono questo qua e questo qua. Ok, cari amici, ok.